Bentrovati a tutte e a tutti. Ci sentiamo su questo canale perché la chiusura delle scuole a causa dell'emergenza coronavirus ha profondamente modificato quest'anno scolastico e probabilmente modificherà, anzi sicuramente modificherà anche il prossimo. Come sapete, la Fondazione per la Scuola, tramite Riconnessioni, organizza un ciclo di webinar per affrontare la crisi e sfruttarla come opportunità di riflessione, collaborazione e crescita. In questi mesi abbiamo organizzato più di 44 webinar, 45 forse webinar, e moltissimi insegnanti ci hanno seguito e abbiamo attivato anche grandi, credo, collaborazioni tra le persone che hanno voluto seguire questo percorso. Permettetemi di rubarvi 2 minuti introduttivi per raccontare Riconnessioni, anche se sono sicuro che molti di voi già lo conoscano, e poi passiamo all'argomento del webinar di oggi. Riconnessioni è una delle più estese ed integrate azioni di scuola digitale in Europa e agisce su 4 livelli. Il primo è lo sviluppo di una rete in fibra ottica per portare a tutte le scuole la connettività di cui sempre di più e in modo sempre più evidente ha bisogno. Il secondo livello, che crediamo sia assolutamente fondamentale, è lo sviluppo professionale degli insegnanti e nella zona di Torino abbiamo coinvolto quasi il 60% del corpo docente del primo ciclo in percorsi di formazione, tra l'altro di cui questi webinar fanno parte. Il terzo punto, la sua terza caratteristica, è che unisce pubblico e privato per raccogliere risorse, a supporto delle scuole, a supporto dei programmi innovativi delle scuole. E il quarto punto è che in questi anni abbiamo sviluppato un modello di promozione e di utilizzo delle tecnologie digitali molto legato all'inclusione, che è la caratteristica, se vogliamo, la missione caratteristica di Fondazione per la Scuola. Per cui noi cerchiamo di promuovere l'utilizzo del digitale mettendo insieme innovazione e inclusione. Riconnessione è un progetto molto grande, localizzato a Torino Interland, nella provincia di Cuneo, più di 400 plessi scolastici che coinvolgono più di 100.000 studenti, e 10 milioni di investimento di Compagnia di San Paolo, a cui si aggiungono molte risorse sia di privati come Open Fiber, che ha sviluppato l'infrastruttura in fibra ottica di Riconnessioni per le scuole, e sia anche pubbliche, perché molte scuole, tramite la collaborazione di questi anni, hanno potuto rispondere in modo efficace e vincere molti bandi PON. E comunque le attività sono coordinate da sempre con l'USR, che è un nostro partner molto importante, l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, e gli interventi infrastrutturali sono sviluppati con le amministrazioni locali. In estrema sintesi, l'obiettivo di Riconnessione è aiutare le scuole a superare le barriere fisiche e culturali che le impediscono di innovare, e noi aiutiamo e collaboriamo con dirigenti e con insegnanti su 2 livelli. Il primo riguarda ragionare insieme sull'innovazione degli spazi e dei tempi dell'apprendimento e sullo sviluppo di nuove professionalità nella scuola. E direi che questa slide ormai ha 3 anni e mentre prima della crisi Covid aveva un senso, sempre molto forte, adesso però ha un senso drammaticamente di attualità. E il secondo è invece sviluppare un nuovo modello di connettività internet per le scuole in grado di sostenere efficacemente la didattica. E anche questo è un tema che trattiamo da anni e che la crisi ha portato decisamente alla ribalta. Due informazioni tecniche, credo che molti di voi ci seguano da molto tempo, però ha sempre senso ripeterle. Raccogliamo le vostre domande, potete farle cliccando un pulsantino con dentro un punto interrogativo all'interno del sistema, le raccogliamo e poi le facciamo ai nostri ospiti. Non occorre che prendiate appunti, per cui tutti i materiali e peraltro anche la registrazione di questi webinar saranno disponibili sul sito di Riconnessioni. La Fondazione per la Scuola è un ente accreditato MIUR, rilascia degli attestati per questi incontri. Se avete delle domande sugli attestati, potete scrivere all'indirizzo che vedete nella slide. E, ci possono essere sempre problemi tecnici, un po' perché le reti sono sovraccariche, un po' perché in questi 44 incontri ci è successo di tutto. Se doveste vedere dei problemi, non preoccupatevi, noi andiamo avanti, al massimo spegniamo il video e andiamo avanti in audio, ma non credo sia il caso di oggi.
Bene, dopo questa solita introduzione entriamo nell'argomento che tratteremo oggi. Didattica di emergenza e didattica a distanza. La pandemia ha costretto le scuole a sviluppare nuovi percorsi, nuove soluzioni. Io preferisco utilizzare il termine didattica di emergenza piuttosto che didattica a distanza. È una didattica che è andata così non per scelta, ma l'abbiamo utilizzata come reazione. Certo è che ci sono stati degli esempi apparentemente positivi anche dai riscontri che abbiamo avuto, dalle testimonianze che abbiamo avuto in questi webinar, ma d'altra parte ci sono anche profonde preoccupazioni per invece casi in cui molti ragazzi, si dice fino al 25%, 30% in alcune situazioni, non si siano connessi. È evidente che non è soltanto un tema tecnologico, ma la tecnologia è una componente assolutamente importante, l'accesso alla rete, la disponibilità di strumenti, ma è anche un tema didattico, è un tema di programmazione didattica, è un tema di progettazione e credo che questo sia un po' il messaggio che vogliamo dare agli insegnanti e anche l'offerta di collaborare. Noi, come sapete, Riconnessione è una piattaforma per condividere esperienze, per collaborare. Collaborare per costruire un nuovo anno scolastico, chiuso questo, che certamente sarà un anno complesso. Non sappiamo ancora esattamente come sarà. Sappiamo che ci saranno delle forti limitazioni fisiche nell'accesso agli edifici, ma d'altra parte possiamo cercare di superare queste difficoltà con una progettazione didattica accurata e innovativa. E proprio di questo oggi parliamo in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino. Cercheremo di analizzare metodologie e tecniche per affrontare la rivoluzione, permettetemi il termine un po' forte, ma credo che sia non troppo distante dalla realtà, che le scuole stanno vivendo in questi mesi. E mi fa molto piacere, oggi abbiamo degli ospiti illustri che sono certo saranno molto utili ai nostri docenti. Partecipano al webinar la professoressa Barbara Bruschi, professore ordinario di didattica e pedagogia speciale del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione di Torino e vice rettrice alla didattica, il professor Diego Di Masi, ricercatore in didattica e pedagogia speciale del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino e Giuseppina Cannella, prima ricercatrice di INDIRE, Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Io sono Lorenzo Benussi, coordinatore di Riconnessioni e modererò l'intervento di oggi. Come sempre, noi raccogliamo le vostre domande e quindi siamo assolutamente pronti e non fatevi nessun problema a scriverci durante le presentazioni dei nostri ospiti. A questo punto io mi taccio, ho finito la mia introduzione e chiamerei Diego Di Masi a iniziare a entrare un po' in questo argomento che è chiaramente estremamente attuale, estremamente rilevante e credo che sia una delle prime preoccupazioni, oltre forse a riposarsi dopo questo periodo da parte dei nostri docenti. Diego, buongiorno, grazie, un grande Buongiorno. piacere avervi qui oggi. Io a questo punto ti lascerei lo spazio per la presentazione, hai 15 minuti e poi mi riaccenderò a breve. Grazie. Grazie Lorenzo, grazie sinceramente per questo invito mi permette anche di cominciare un po' a sistematizzare alcune idee, alcune proposte nate in questo periodo di emergenza. E, sappiamo tutti che non ci sono soluzioni facili, però forse il modo in cui cominciamo a porci i problemi può aiutarci o meno a trovare delle soluzioni efficaci. E quindi questa è un po' l'idea di questo mio intervento che condivido con la professoressa Bruschi. Condivido lo schermo. Proprio per cominciare a ragionare dalla didattica d'emergenza a una didattica a distanza. Allora, come pensavamo di articolare il nostro intervento? Innanzitutto
Avevo piacere di condividere con voi alcune riflessioni rispetto a come si è parlato di didattica a distanza nella rete, per le ragioni che spiegherò di seguito. E poi a partire proprio da dal modo in cui abbiamo discusso di didattica a distanza, provare a definire quali sono le dimensioni che potrebbero tornarci utili nel momento della riprogettazione, della progettazione proprio delle attività a settembre. E poi l'intervento seguirà con la professoressa Bruschi rispetto agli ambienti di apprendimento e poi lanceremo alcune riflessioni per il nuovo anno accademico. Prima di cominciare vi chiederei a tutti i partecipanti, che ringrazio per la loro presenza, di fare una piccola attività insieme. Vi chiedo se è possibile di collegarvi a questo sito, a menti.com, e di digitare nello spazio che si aprirà il codice 300946. Una volta entrati in questa piattaforma, vi chiedo di rispondere con una sola parola o concetto. Se dico DAD, didattica a distanza, a quale concetto o parola pensi? Vi lascio alcuni secondi intanto trovate anche sulla chat il link per collegarsi direttamente a Mentimeter. Vi lascio alcuni secondi nel frattempo. E vediamo un po' quali sono le parole che avete associato alla didattica a distanza. Ecco, cominciano ad arrivare. Difficoltà, innovazione, computer, non interazione, relazione, tecnologia, frattura, sfida, stanchezza. Bene, vedete come si configurano diversamente anche dalla frequenza con la quale quelle parole sono state digitate. Benissimo, ok. Intanto grazie, era anche una piccola attività per riscaldarci un attimo, per rompere il ghiaccio e per utilizzare una possibile tecnologia anche nella nostra didattica. Ritorno alla presentazione. Ecco, queste sono invece le parole la word cloud delle parole che sono state più ricorrenti nella discussione online. Allora, proviamo a entrare un po' nei contenuti. E perché partire da come abbiamo discusso di didattica a distanza nella rete? A me vengono in mente prevalentemente tre ragioni. La prima perché questa dell'emergenza sanitaria che ha determinato la riflessione sulla didattica a distanza è un'esperienza che nella quale siamo ancora immersi e non abbiamo ancora elementi, ricerche o dati o studi che ci raccontano come è stata l'esperienza della DAD. E il secondo punto è proprio perché probabilmente le nostre opinioni, le nostre idee sulla didattica a distanza risente prevalentemente del nostro punto di vista personale, della nostra esperienza come studenti, come insegnanti, come genitori, di qual è stato il rapporto con la didattica a distanza. E ovviamente le nostre esperienze sono fondamentali, ci servono per avviare una riflessione, tuttavia
basarsi soltanto su quella che è stata la nostra esperienza o quella delle persone a noi vicine rischia di essere, di portarci ad avere conclusioni affrettate. E terzo, perché mettere a tema anche qual è stato il contesto culturale, il senso comune, far emergere il senso comune, le opinioni, i valori, le credenze che attraverso la rete abbiamo costruito intorno a questa esperienza è fondamentale perché non sono tanto le teorie che determinano le nostre prassi educative quanto proprio la cultura educativa, il senso comune che guida le nostre, molto spesso le nostre scelte educative. Quindi è importante provare a partire proprio da qui, da questa dimensione, nel momento in cui ci troviamo ad affrontare delle situazioni che il nostro senso comune non ci permette più di risolvere. E allora, per proseguire, bene, come ci invita a fare lui, anche di cominciare un processo di indagine, di ricerca, rispetto a quelle che sono le nostre credenze, opinioni, valori che determinano il modo in cui ci approcciamo alle pratiche. E allora, questo primo grafico che ci restituisce come abbiamo parlato, perché come quanto abbiamo parlato di didattica online, digitando su questo motore di ricerca di questo software, appare subito evidente un aspetto che in Italia prima del 17 febbraio, prima del 20 febbraio, prima di entrare nel lockdown. Per alcune regioni prima, poi per altre dopo, però diciamo quando abbiamo cominciato a chiudere le scuole abbiamo cominciato a parlare di didattica a distanza. Prima questo termine non era neanche, non era oggetto di una nostra riflessione, cosa che invece nel resto del mondo era già presente. Quindi qua potremmo cominciare a riflettere su quanto queste nostre idee, quanto il dibattito sia stato condizionato anche da un contesto o da persone o da che non conoscevano, che non conoscono che cos'è la didattica online. E questo è già un primo elemento di una profezia che si autoavvera. Non abbiamo mai parlato, non conosciamo lo strumento e improvvisamente dobbiamo averci a che fare. Ma non abbiamo nessuna poca esperienza sulla quale poter fondare le nostre scelte. Inoltre, ho visto come ne abbiamo parlato di didattica a distanza, qual è stato il sentiment. È interessante vedere che a seconda dei canali nei quali siamo stati immersi, possono essere cambiate anche le nostre rappresentazioni sulla didattica a distanza. Per esempio, se ci siamo informati prevalentemente su quello che accadeva su Facebook o su Twitter, ci rendiamo conto che la maggior parte dei commenti erano di tipo negativo sulla didattica a distanza, mentre nei blog o nei siti specializzati di didattica, di scuola, di educazione, i contenuti, i commenti erano decisamente positivi rispetto all'oggetto della didattica a distanza. Ma al di là di questi aspetti contestuali, il lavoro che ho fatto in vista di questo incontro è stato un po' vedere quali sono i temi che sono emersi, anche per usarli un po' come cartina di tornasole delle possibili indicazioni sulla ripartenza. E quindi a partire da un'analisi dei commenti più ritwittati, commentati, rilanciati, ho fatto un'analisi delle tematiche ed emergono fondamentalmente tre aspetti che credo possono esserci di interesse, che poi vedremo nel dettaglio da qui a poco. I tre temi sono la conoscenza dei contesti di vita degli studenti, applicare una prospettiva ecologica e una riflessione sul curriculum implicito. Andiamo a vederli uno alla volta.
Tra i primi commenti che sono apparsi quando abbiamo avuto le scuole chiuse era: ora si fa sul serio, ma c'è un problema, che non è la didattica a distanza. La didattica a distanza ha fatto emergere alcune situazioni problematiche che sono state di natura legate prevalentemente alle diseguaglianze dei contesti di vita dei bambini, delle famiglie. Ci siamo accorti che il 61% dei bambini dai 0 ai 10 anni non aveva accesso per difficoltà nella rete, di disponibilità di dispositivi per contesti socio-economici che impedivano l'utilizzo di queste tecnologie, e come questo didattica a distanza si è aggravato prevalentemente anche sulle famiglie, in particolare sulle donne, e soprattutto il tema dei bambini con disabilità e la difficoltà che questi hanno avuto nel stare dentro questa nuova proposta. Ecco, una prima riflessione nasce proprio da questa idea della scoperta delle diseguaglianze. Sembra che le diseguaglianze si siano esasperate con l'avvio della didattica a distanza. Sicuramente alcuni aspetti sono emersi. Tuttavia, alcune riflessioni forse su quello che era anche prima del lockdown possiamo farlo. Discutendo con alcuni ispettori, dirigenti tecnici degli uffici scolastici regionali, ci commentavano quanto le scuole fossero in difficoltà persino ad avere delle banche dati aggiornati sui dati delle famiglie. Quindi probabilmente avevamo, diciamo, uno sguardo già prima del lockdown limitato rispetto alle condizioni delle famiglie, mentre la didattica a distanza spesso, almeno nel racconto di molti insegnanti, è stata anche un'occasione, un'opportunità di leggere i contesti nei quali i bambini vivevano, quindi le attività come venivano svolte, se venivano svolte con dei fratelli più grandi, più piccoli, in presenza dei nonni, di altri familiari, di leggere anche i contesti di vita. Un insegnante in un incontro mi racconta che finalmente aveva capito perché quel bambino parlava sempre con un tono di voce molto alta a scuola, perché si è reso conto che, diciamo, nel contesto di vita nel quale viveva, essendo presente molte persone, con bambini molto piccoli, l'uso di un tono di voce alto era una strategia di difesa di quel bambino. Insomma, di alcuni diversi aspetti che hanno contribuito a leggere in maniera più completa l'esperienza non solo di apprendimento, ma educativa dei bambini. E quindi in questo uso questa immagine così come sintesi di Tonucci, alias Frato, che ci mette in guardia sulla rischio che la scuola veda soltanto ciò che le somiglia e quindi trascuri tutte quelle dimensioni di diversità che invece ogni bambino, ogni contesto familiare ci produce. La didattica a distanza è stata anche un'opportunità di incontro e di confronto e anche di, tra virgolette, di educazione delle famiglie. Le famiglie si sono rese conto dell'enorme competenza che in molti casi le scuole erano, gli insegnanti erano in grado di mettere in gioco. Proprio questa mattina in un altro webinar con delle insegnanti di scuola, con delle educatrici del nido, ci raccontavo di come organizzare per loro la didattica online sia stata non solo un pensiero sui cosa fare con i bambini, ma preparare anche del materiale, delle attività da fare con gli adulti, cioè cominciare a costruire con gli adulti anche condividere degli strumenti di osservazione dei propri figli. E alla fine di questo percorso ci restituiva l'educatrice, si era accorta di aver lavorato con dei genitori molto competenti che erano diventati persino più bravi di lei nel lavorare sulla documentazione. Questa modalità online aveva permesso, per esempio, di uno scambio di immagini, di foto, di documentazione del lavoro che le famiglie avevano fatto a scuola, e quindi un'occasione di ulteriore confronto tra l'esperienza del bambino a scuola e l'esperienza del bambino a casa, che ha aiutato in molti casi anche le famiglie a
a superare le difficoltà nell'esperienza. Ecco, questo mi sembrava importante perché probabilmente bisognerà ragionare anche in termini di come lavorare con le famiglie a partire da settembre, proprio tenendo conto delle esperienze che sono state fatte in questi 4 mesi. E, un altro tema che emerge da questi post esame di terza media, l'alunna non riesce a collegarsi con la commissione, la professoressa va a casa sua. A Faenza, la professoressa che va a casa dei suoi alunni col camper. Docente precaria, premiata da Mattarella, anche senza contratto, ha continuato la didattica a distanza. Nei casi positivi, così come nei casi negativi, questo articolo che è apparso sul giornale, si rifiuta di chiudere gli occhi durante l'interrogazione a distanza, la professoressa di storia ne mette tre. Ecco, al di là adesso dei contenuti, quello che mi interessava sottolineare è che nel racconto abbiamo restituito prevalentemente un racconto centrato sul docente, cioè una responsabilità che era tutta sulle spalle del singolo insegnante, cosa che sicuramente è vera a tutti i livelli di qualsiasi ordine e grado di istruzione, e tuttavia è anche vero che dobbiamo ragionare probabilmente anche in termini di sistema. E quindi uso questa immagine, l'approccio ecologico di Bronfenbrenner. Quello che ha fatto emergere, uno degli aspetti che ha fatto emergere questa esperienza è stata che non possiamo limitare il nostro intervento a quello che succede nella classe, cioè nel microsistema. È fondamentale cominciare a ragionare in termini di collaborazione tra i soggetti che fanno parte dell'esosistema, del mesosistema, cioè tutte quelle agenzie che lavorano con i bambini. Questo ha un effetto diretto anche sul benessere del bambino in classe. E, nel lavoro che svolgo nella pedagogia speciale, molto spesso si lavora proprio in termini di strutturare collaborazione interprofessionale, e questo è molto facile perché le figure sono individuate quando siamo in confronto della disabilità. E meno facile è far emergere la presenza di tutti quegli altri professionisti proprio quando siamo invece in quei bisogni educativi speciali, la terza fascia per intenderci, quelli che nascono a partire dalle condizioni socio-economiche, emotive in cui vive il bambino. E tuttavia sono presenti moltissime progettualità nei territori che forse varrebbe la pena di cominciare a mettere in sinergia tra di loro proprio in chiave di una ripartenza. Nel linguaggio dell'inclusione spesso parliamo di superare la delega che facciamo all'insegnante di sostegno, la delega che facciamo all'educatore, e di ragionare in termini di contesti abilitanti, cioè che questa competenza inclusiva non sia solo in capo ad un professionista, ma che sia condivisa nel contesto, e quindi una pluralità di figure. In questo senso, probabilmente sarà necessario anche cominciare a ragionare in termini di formazioni congiunte su cosa significa progettare dentro dei patti educativi di comunità, così almeno vengono definiti anche nel piano scuola, nella bozza del piano scuola. Terzo punto riguarda invece un tema che forse è più proprio della cultura scolastica, e vado a chiudere. Alcuni temi, come quelli che sono emersi, ci hanno raccontato una cosa molto importante, che la didattica online ha fatto emergere quello che è il curriculum implicito delle scuole. Uso l'immagine di Lodi, che forse avrete riconosciuto, un'immagine anche questa, una fotografia fatta da Tonucci, di un insegnante che predispone l'aula in maniera tale da poter lavorare con diverse metodologie e strategie con la propria classe. Io credo che sia emerso questo aspetto con molta radicalità, cioè
il curriculum implicito, cioè quello come noi intendiamo, la nostra idea di bambino, la nostra idea di didattica, la nostra idea di collaborazione è emersa in questo periodo, è emersa sia nei suoi aspetti positivi e quindi laddove c'era una visione sistemica del proprio lavoro, siamo riusciti a far fronte alle difficoltà anche in situazioni di lockdown, quando queste condizioni non erano presenti, quando c'era una cultura scolastica più centrata su altre priorità. E abbiamo visto delle difficoltà con le scuole, non è partita la piattaforma perché si è temuto sulla privacy degli studenti, o scuole che hanno tardato a individuare una piattaforma, scuole che sono partite sull'iniziativa di singoli docenti, o scuole che invece hanno fatto un lavoro più di sistema. Quindi, al di là, qui concludo con queste due immagini. Quella a sinistra è un'immagine, una foto che ho scattato nella scuola Freinet, dove si è costruito un contesto in cui si sta lavorando già in una dimensione ipertestuale, sebbene si sia in un ambiente completamente analogico. Lì stanno lavorando sullo scambio di lettere con un'altra scuola e quindi analizzando immagini, foto, disegni per poi rispondere agli studenti. Dall'altra parte, a destra, noi abbiamo invece un'aula didattica nella quale forse ci riconosciamo. Che ha organizzato lo spazio in maniera molto diversa rispetto alla collega della foto accanto. Questo per dire che non è soltanto una questione di strumenti, ma è una questione di come progettiamo gli ambienti di apprendimento, che però è il tema della collega della professoressa Bruschi che seguirà. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso se sono andato un po' lungo con i tempi. Grazie Diego, grazie mille. Bellissima questa ultima immagine che hai fatto vedere, credo che sia estremamente significativa. I docenti che ci seguono con riconnessioni lo sanno, noi lo diciamo sempre che non è la tecnologia che fa la differenza, ma è come io utilizzo questa tecnologia, e la tecnologia possono anche essere dei post-it per fare un ipertesto su una lavagna, invece di costruire una classe veramente triste, un laboratorio di informatica, possiamo dirlo, veramente triste, in cui i bambini sono seduti in modo un po' fordista, uno dietro l'altro, a fare le loro cose. Io velocemente, poi passiamo la parola agli altri ospiti. Mi sono segnato due cose che hai detto che trovo particolarmente rilevanti. Però ne dico solo una e poi invece ti faccio una domanda che è arrivata dal pubblico. Hai parlato di rapporto tra scuola e territorio. E su questo magari se puoi dire una parola in più, visto che sarà, a quanto pare, una delle elementi caratterizzanti il prossimo anno scolastico. Sì, in che senso una parola in più rispetto Quanto è a quale. importante, come secondo te, le esperienze che funzionano e invece magari quelle che funzionano meno, ecco. Sì, allora sul territorio posso parlarvi del rapporto, condividere con voi un'esperienza che ormai sto condividendo con altri colleghi tra l'Università di Padova, Verona e Torino sull'inclusione dei bambini che vivono situazioni di vulnerabilità a casa. E un tema fondamentale è stata proprio quella avviare con le scuole, in collaborazione con i servizi sociali, con le cooperative, percorsi in cui abbiamo condiviso e costruito un linguaggio diverso, strumenti anche diversi di valutazione. Un aspetto interessante, secondo me, è che molto spesso questa collaborazione avviene soltanto alla fine del processo di incontro, cioè condividiamo soltanto delle scelte fatte altrove. Credo che in questo momento sia importante condividere l'analisi delle varie situazioni problematiche, condividere i nostri punti di vista dall'inizio, non soltanto alla fine, quando chiamiamo l'insegnante o l'assistente sociale per risolvere il problema. Credo che sia importante cominciare a costruire dei meccanismi. Una parte viene attraverso una formazione congiunta, di cui forse anche l'università potrebbe essere responsabile, no? Di costruire opportunità di formazione di insegnanti, assistenti sociali, psicologi già nelle fasi della formazione accademica, ma soprattutto ecco questi spazi che già esistono tra l'altro nella scuola, esistono nei servizi, per cominciare a condividere anche attraverso strumenti di osservazione.
le letture che facciamo delle diverse situazioni problematiche. E quindi non solo, come dire, importante e fondamentale avere una. Un corpo docente non più precario che possa che sia anche in grado di leggere il territorio e non cambiare ogni anno il luogo in cui lavora, che rende quindi difficile anche la lettura di alcune dimensioni, ma proprio credo sia importante, oltre a stabilizzare le figure di insegnanti, sia importante anche condividere queste funzioni educative con gli altri professionisti. In Italia non abbiamo ancora la figura neanche dello psicologo scolastico. Certo. L'idea di avere un assistente sociale a scuola è un'idea che in altri paesi è già una realtà. Da noi mi sembra che il dibattito, da quello che ho colto dal mio piccolo osservatorio, è in ritardo. Quindi la scuola si potrebbe anche arricchire di tantissime altre professionalità che forse potrebbero aiutare proprio questa collaborazione con il territorio e non far pesare solo sulla scuola le risposte a tutte le problematiche che incontra. Ti ringrazio, peraltro è una linea che la Fondazione per la Scuola, in particolare col progetto Provoci ancora SEM, segue da anni e vi posso garantire che i miei colleghi che lavorano al SEM in questo periodo hanno notato come chi non si è connesso, non si è connesso solo perché non aveva la connettività o i device, ma c'è sempre una dimensione esterna alla scuola che deve essere presa in considerazione. Mi piace molto ricordare, insomma, anche questo. Necessità di arricchire le professionalità della scuola e anche le relazioni con un insieme di attori che possono aiutare l'educazione dei ragazzi. Ti faccio solo un'ultima domanda velocemente che ci Sì. viene dal pubblico, perché giustamente hai detto che le maestre sono entrate più in contatto con le famiglie. E un insegnante ci dice: in effetti è vero, mi ritrovo in questo, ma come faccio a mantenere questo rapporto nei prossimi mesi, prossimo anno? Lo so che è una domanda difficile e non saprei esattamente neanche io cosa Sì. rispondere, però è una Beh, conferma rispetto a quello che dicevi sostanzialmente. Grazie, sì, in effetti diciamo questi incontri che abbiamo avviato di webinar riflessivi, diciamo, non tanto su come far funzionare dei software, ma anche perché facciamo delle scelte educative piuttosto di altre in questi gruppi che sono nati online. Spesso ragioniamo proprio su quello che ha funzionato in questa esperienza da febbraio a giugno, quali sono state le leve di cambiamento e quali possono essere gli aspetti che possiamo mantenere. Io ho visto, diciamo, che questa occasione è stata proprio un'occasione di riflessione su quello che si stava facendo, più che delle risposte, credo che sia una postura metodologica quella che dovremmo mantenere, cioè mantenere questo sguardo riflessivo sulle cose che abbiamo fatto e che hanno funzionato, capire perché hanno funzionato e come nel sistema nel quale stiamo lavorando possono essere di nuovo una risorsa o una barriera, per promuovere, la partecipazione delle famiglie. Quindi non per non rispondere, però credo che sia proprio anche cambiare un po' uno sguardo, no? Cioè ragionare e mantenere viva questa postura riflessiva sulle nostre pratiche. Questo credo che sia più importante di tante soluzioni, tante risposte a soluzioni che poi magari non hanno più senso perché è cambiato il contesto intorno a noi. Però ecco, Perfetto. questo piacerebbe magari poter interloquire ma con maggiore spazio in un altro anche, Magari dopo, esatto. magari dopo, sì. Comunque sia, mi sembra che sia l'atteggiamento un po' dell'insegnante che in questo periodo ha dovuto essere un po' ricercatore, un po' pensare a Sì. ricostruirsi, e questo, indipendentemente da quello che succederà poi a settembre, è la cosa che dobbiamo mantenere. Io ti Grazie. ringrazio e passerei la parola alla professoressa Barbara Bruschi per il suo intervento. Barbara, buon Buongiorno a pomeriggio. tutte. Buongiorno a tutti, Grazie. buongiorno a tutti. Grazie mille di essere qui con noi. Ci fa molto piacere che hai avuto tempo nella tua agenda, sicuramente molto impegnata, di partecipare. Ci stanno seguendo in molti, per cui credo che speriamo, insomma, sia utile quello che facciamo. Io ti lascerei la parola e mi spengo la camera per il tuo intervento. So che abbiamo un video, adesso tra un po' lo faremo vedere se ci fosse.
fossero dei problemi, insomma, riapparirò e li gestiremo. E ti ringrazio e ti lascio appunto la parola. Grazie ancora. Grazie molte a voi, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Chiederei solo se è partita la visualizzazione del mio schermo. Sì, perfetto. Perfetto, grazie mille. Allora, insieme a Diego abbiamo cominciato a vedere come si è parlato di didattica in questo periodo e mi riallaccio al suo discorso perché tra le tematiche che sono emerse, che più o meno tutti abbiamo affrontato nelle nostre interazioni pubbliche e private, c'è la perdita della classe. Abbiamo perso l'ambiente naturale in cui fare didattica, perché la scuola è prossimità e non è distanza. Già solo l'acronimo DAD e il fatto di insistere molto sulla dimensione della distanza ha molto segnato il dibattito, ma in qualche modo ci ha anche dato un po' la misura di qual è stato il tipo di approccio che abbiamo seguito nel rispondere all'emergenza. E di che cos'è che non abbiamo invece parlato, o meglio, ne abbiamo forse parlato poco? Abbiamo parlato poco di ambienti di apprendimento e forse ancora meno di ambienti di apprendimento integrati. Allora, è stato interessante vedere che nelle linee guida, che sono la bozza delle linee guida pubblicate l'altro giorno, si parli proprio di didattica digitale integrata. E devo dire che al di là dei contenuti, al di là delle varie posizioni, mi piace l'idea che finalmente si sia passati dalla dimensione della distanza, che segna un vuoto, che segna uno spazio freddo. Se io penso a qualcosa di distante, penso a qualche cosa che mi allontana, penso a qualche cosa che sta andando via, che mi porta via. E in questo caso invece il concetto di ambiente di apprendimento ci riporta a una dimensione di continuità. Ecco, quello su cui vorrei insistere con voi tutte e tutti è proprio la necessità di spostarci dalla dimensione della distanza per accogliere un'altra dimensione, che è quella della continuità. La continuità tra cosa? Tra la scuola e l'extra scuola. Non andiamo a dirci tra la scuola e la casa. Parliamo di una situazione anche di normalità e accogliamo il principio che l'ambiente è la nostra base, è quel tessuto connettivo che ci permette una cosa importantissima, ci permette di mantenere costantemente il collegamento, la continuità appunto, tra quello che accade nella didattica d'aula, nella didattica in presenza, e tutto quello che può accadere al di fuori di quel contesto. Come vedete, l'idea di un ambiente, quella che vi rappresento quantomeno, è il principio di un ambiente di apprendimento digitale e integrato, e con questo termine mi riferisco a un ambiente, appunto, quindi a uno spazio che può essere fisico e virtuale. Quindi fisico è la classe, virtuale potrebbe essere tutto quello che noi incontriamo a distanza, all'interno del quale sono presenti le componenti fondamentali del processo di insegnamento e di apprendimento. Quali sono queste componenti? Beh, innanzitutto le persone, il docente, i docenti e tutte le persone che apprendono di tutte le età, ma anche le relazioni che ci sono tra loro. Ed ecco che prima si parlava nella nuvoletta, è venuto fuori il tema dell'interazione, della relazione. Allora, l'ambiente di apprendimento parte dalle persone e dalle relazioni che si intessono tra loro. Parte dalla relazione e interazione con i contenuti, perché anche questi sono presenti. Contenuti che si palesano, che si presentano secondo forme diverse. Vedete che in questa rappresentazione ci sono diversi contenuti, da quelli più scientifici a quelli magari più teorici, più astratti, però la varietà dei contenuti. Ci sono le azioni, cioè l'insegnamento e l'apprendimento con tutti i processi ad essi connessi. Quindi non c'è solo il contenuto che viene trasferito, ma c'è l'idea di avere di una processualità che riguarda sia il docente sia lo studente,
e che implica il fatto di essere coinvolti. Quindi, ricordando quello che si diceva poc'anzi, una visione forse spesso centrata sul docente, ecco, l'ambiente di apprendimento ci permette di spostare l'attenzione a coinvolgere anche chi studia, chi apprende e quindi vedere sia il docente nelle sue processualità, sia il discente. In questo ambiente poi possiamo far rientrare anche le componenti che abbiamo citato prima, la famiglia. Possiamo immaginare di farci entrare, il territorio, le varie figure che possono sostenere, intervenire positivamente nell'apprendimento. Pensate ai testimoni privilegiati, il fatto di poter includere all'interno del nostro ambiente delle figure che provengono dall'esterno. Allora, la visione che possiamo avere dell'ambiente di apprendimento è dunque quella di una sorta di ponte. Io prima ho usato il termine di tessuto connettivo proprio perché mi piace, da una parte, l'idea che sia un tessuto, qualcosa di ampio su cui possono collocarsi altri elementi, ma mi piace anche l'idea del ponte, qualcosa che connette, che mette in comunicazione parti che potrebbero risultare distanti. Ecco, in questa rappresentazione ho proprio cercato di rappresentare, di portare in evidenza quello che un po' è accaduto e quello che invece vorremmo che accadesse da qui in avanti. Premesso, siamo assolutamente consapevoli che molti di voi hanno realizzato ambienti di apprendimento, sappiamo che ci sono state eccellenze, sappiamo che ci sono state situazioni che hanno avuto più facilità o più possibilità di strutturare soluzioni come quelle di cui stiamo parlando. Qui ci stiamo rivolgendo probabilmente un po' di più a chi ha avuto più difficoltà oppure ha avuto più criticità in generale nel realizzare contesti di questo tipo. Dicevamo un ponte che connette che cosa? Beh, la parte sinistra che voi vedete, quella del soggetto individuale, i nostri discenti che si sono trovati dalla sera alla mattina in casa. Magari non da soli, perché, come si diceva prima, talvolta il problema è stato proprio quello di una sovrappopolazione degli ambienti in cui si studiava, ma si sono trovati isolati per certi versi dai docenti e dai loro pari. Quindi connettere quella parte, il soggetto individuale, con una dimensione di presenza che nel caso dell'emergenza noi abbiamo perso, ma che si spera a settembre recupereremo. E l'aspetto interessante, visto che dobbiamo ragionare di innovazione, è proprio quello di cercare di ricreare e di riutilizzare i principi dell'ambiente di apprendimento per evitare di ricominciare ex novo e quindi dire adesso la parte sinistra la mettiamo in un cassetto, finalmente si torna in presenza e allora ci rimettiamo a fare tutto come se non fosse successo niente. Allora sappiamo che non potrà essere così, ma anche se potesse essere, perderemmo un'occasione. Allora l'occasione è proprio quella di costruire insieme questo ponte in modo che tutte le dinamiche che possono presentarsi siano accoglibili. Se ritorniamo, speriamo di no, in lockdown possiamo fare girare il nostro interruttore e ritrovarci in questa circolarità positiva. Se resteremo in una situazione di normalità o di nuova normalità, come si ama dire oggi, potremo sfruttare l'ambiente di apprendimento proprio per evitare di riprodurre la dimensione della distanza, perché potremo recuperare alcuni aspetti che nella visione della DAD si erano persi. Gli aspetti sono appunto quelli del gruppo. Sono alcuni aspetti che riguardano quella prossimità che abbiamo perso, che ha implicato anche talvolta il perdere le relazioni. Ora farei partire il video, ringrazierei se questo video potesse partire. Io so che
fatto, poi mi servirebbero un po' di foglie di carta, carta da pacchi se ce l'avete. Cioè, la mandiamo a comprare, c'era il bar Carta da di fronte, pacchi, mi se hanno ce l'avete. portato una sessantina di foglie di carta, Andiamo a gliel'ho fatte comprarcela. attaccare al muro, ho preso un pezzo di gesso e ho cominciato a disegnare. Perché la soluzione qual era? Nessuno si era posto il problema che la televisione, io che non la conoscevo, però pensavo che la televisione è un'immagine in movimento, ossia se io mi fermo per 20 minuti addormento tutti. Se voglio tenere gli svegli devo fare un qualcosa che si muove. Allora, o metto le ballerine, ma non era degno della scuola, o faccio qualsiasi altra cosa, però non rientrava nella scuola. L'unica cosa era disegnare. Allora, bastava schizzare qualcosa, meglio che fosse stato incomprensibile all'inizio e poi si capiva alla fine, in maniera che quello stava lì, guardava e intanto mi doveva sentire. E la tecnica era questa. A un certo punto hanno interrotto la lezione e sento una voce che veniva per me, chissà da Accidenti. dove, che fa? Abbiamo trovato il maestro, andate via tutti gli altri. Allora io faccio, grazie, arrivederci. Dice, no, lei è qui. E così è cominciata la mia avventura. Eccoci. Allora, perché il maestro Manzi? Mi sembra che il maestro Manzi in questo video ci racconti di quanto le esperienze che noi abbiamo vissuto sono le esperienze di chi deve passare da una situazione con nota, prima di tutto, e con delle caratteristiche comunicative note e già esperite, ad una situazione molto diversa. A me piace moltissimo quando il ragionamento che fa il maestro Manzi, lui dice: io entro in televisione e mi accorgo immediatamente che devo lavorare in un ambiente differente, con dei codici diversi, per fare che cosa? Per attirare l'attenzione del mio pubblico. Devo animarlo, devo essere io che creo la situazione affinché le persone mi seguano. Ed è un po' quello che noi possiamo fare nel momento in cui creiamo un ambiente di apprendimento. Perché è un ambiente di apprendimento proprio perché è un ambiente di apprendimento digitale e integrato, dove integrato vuol dire davvero che integra dimensioni diverse e situazioni diverse. Bene, un ambiente digitale ha bisogno di strumenti, di codici, di una progettazione adatta alla situazione nuova. Quello che ci dice Manzi in quelle poche parole è un messaggio importante. Se io cambio il mio setting, cambio il mio contesto, non posso pensare di usare le stesse soluzioni che avrei usato altrove. E dunque lui per primo, pensate quanti anni fa, si pone questo problema e prova a costruirsi un nuovo ambiente di apprendimento. Allora, di che cosa abbiamo bisogno noi per lavorare meglio nella didattica a distanza e nell'ambiente di apprendimento? Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di una piattaforma. Se ne è parlato secondo me non a sufficienza. Sappiamo che molti docenti si sono trovati senza avere una piattaforma condivisa a scuola e invece il punto di partenza quest'anno dovrà essere, secondo me, quello di avere un ambiente digitale, quindi appunto una piattaforma per l'e-learning, che ci permetta di dare il senso di quell'ambiente. Sarebbe importante che i discenti e il docente si potessero trovare in uno spazio anche solo digitale, oppure in presenza e digitale, che sia condiviso, ma che abbia la forma di un contenitore, di qualche cosa che accoglie. Quindi avere una piattaforma che ci permette di gestire il processo di insegnamento e di apprendimento. Quindi è molto diverso che semplicemente avviare Zoom o WebEx o un qualsiasi software per la videoconferenza. Avere un ambiente significa trovarsi in una situazione come se fosse una stanza dove io metto a disposizione oggetti diversi, dove posso gestire processi diversi. L'altro aspetto su cui bisogna lavorare, e di nuovo pensate, Manzi ci riflette, il tempo.
come gestire il tempo. Nella nuova progettazione della didattica del prossimo anno, noi saremo chiamati a fare uno sforzo importante di gestione del tempo. Vuoi perché dovremo riconfigurare il gruppo classe? Vuoi perché è possibile, che si debbano prevedere delle turnazioni? Ma a prescindere da questo, il digitale, l'erogazione della didattica, magari non solo in presenza, ci obbliga a una riflessione su quali sono i tempi della didattica. Quindi, tempi di lezione frontale ridotti e molto tempo dedicato all'interazione, che è un po' quello che spesso purtroppo è mancato, non sempre, ribadisco, nella DAD, dove si è sottolineata l'importanza di avere Zoom, di avere la webcam, ma ci si è perso talvolta o non si è riusciti a lavorare sulla dimensione della costruzione sociale della conoscenza, cioè su quell'attività che coinvolge lo studente e lo pone anche in collaborazione con gli altri. Ed ecco perché io rappresento questa didattica a gruppi. Se voi guardate questi tavoli con questi ragazzi attorno, i ragazzi hanno dei computer su questo tavolo ed è una soluzione decisamente diversa da quella che abbiamo visto nell'immagine precedente. Qui l'idea è che possiamo stare insieme, lavorare in gruppo, anche quando magari, come è accaduto quest'anno, non siamo fisicamente vicini. L'idea è proprio quella di abbandonare il solipsismo della DAD per accogliere la didattica collaborativa online che ci è resa possibile dagli ambienti di apprendimento perché ci sono strumenti appositi proprio per gestire la didattica a gruppi. L'altro aspetto è l'attività. Non solo erogazione, non solo studio individuale, ma molta produzione. Ecco, questo è un aspetto tipico e importante della didattica digitale. Immaginare che una buona didattica non sia data solo dalla capacità che ha il docente di erogare dei contenuti e di dare dei feedback, ma anche dalla possibilità data al discente di produrre, di mettersi in gioco, di esercitarsi. E tutto questo viene semplificato dal punto di vista pratico dalla disponibilità di una piattaforma per relearning, ma implica una progettazione completamente o almeno in parte differente rispetto a quella che purtroppo siamo stati costretti a fare negli ultimi 4 mesi. Significa cioè passare a una didattica molto interattiva, basata su non tanto compiti in classe, valutazioni, ma su strategie e soluzioni affinché a lavorare sia soprattutto il discente, perché in quel modo viene coinvolto, ha continuità, può ottenere dei feedback e quindi non scappa, non sfugge, non perde attenzione, non perde anche di concentrazione, ma è chiamato a esprimersi, chiamato ad esserci, ad esistere. Quali soluzioni per riuscire a fare tutto questo? Allora abbiamo detto tempo, piattaforma, modelli didattici basati sul lavoro cooperativo. Io insisto anche molto sul principio della gamification, cioè trovare anche soluzioni forse un poco più stimolanti, come quella che avete visto prima. Noi abbiamo voluto utilizzare questo testing online per giocare un po' con voi, anche per dimostrarvi che opportunamente costruito e impiegato e adattato all'interno magari di una lezione in streaming con i nostri discenti, può essere un ottimo modo per fare che cosa? Uno, rompere con la continuità magari della didattica frontale, quindi rendere più dinamico il percorso di lezione frontale, per raccogliere dei dati. Mi stanno seguendo i miei discenti? Si stanno perdendo dei pezzi? Devo tornare su qualche cosa che magari non hanno compreso bene? La possibilità di avere
diciamo, una visione anche più dinamica. I ragazzini intervengono e giocano e partecipano, ma soprattutto rendere il tutto molto più dinamico e interattivo. Io allora adesso direi che ho terminato, lascio la parola. Perfetto. Grazie, grazie mille Barbara. Se puoi riaccendere la camera, avrei un paio di domande da farti. Ecco, ti ringrazio molto per la presentazione, che credo sia assolutamente in linea anche col ragionamento proprio che i docenti stanno facendo in questo momento. Io mi sono segnato due parole che sono ricorrenti un po' nei nostri webinar. E la prima era le attività e la produzione di contenuti, di materiale. Noi in alcuni webinar precedenti abbiamo parlato di portfolio, anche nel webinar con i tuoi colleghi della settimana scorsa abbiamo parlato di portfolio, e quindi mi sembra che la costruzione di portfolio potrebbe essere, e appunto coinvolgere i ragazzi, i bambini nella produzione di contenuti, possa essere una buona strategia per questa didattica ibrida. Penso che, se posso dire, sia quasi una condizio sine qua non. Nel tempo, io sono 25 anni che mi occupo di didattica a distanza e quindi dalle tavolette di cera in avanti ho provato ad esplorare quali fossero gli scenari e mi sono assolutamente convinta che l'unico scenario che possa dirsi efficace sia dal punto di vista dell'apprendimento ma anche dell'insegnamento è proprio uno scenario molto interattivo. Del resto, anche la evidence-based education insiste su due dimensioni. Se noi andiamo a vedere quello che ci dice Hattie in un volume che si intitola Visible Learning, lui ci dice le cose fondamentali della didattica sono soprattutto due: interazione e feedback. E il mettere gli studenti in situazione e farli produrre e farli esercitare e farli creare, perché poi è anche questo, ci permette sia di creare una, di dare spazio a una didattica interattiva, sia alla possibilità di dare restituzioni, di restituire dei feedback. E quindi direi che a quel punto davvero realizziamo una didattica efficace, ma soprattutto creiamo una situazione che è valida sia per la didattica in presenza sia per la didattica a distanza. Certo, che è un po' proprio lo spirito, secondo me, con cui si devono preparare, no, i nostri docenti. Io Assolutamente sì. ho poi una domanda grossa, ma la facciamo dopo. Invece c'è una domanda interessante che ci arriva dal pubblico e che riguarda, ce ne sono più di una, però ne devo scegliere una. È un insegnante, che ci chiede come far partire la didattica a distanza con le classi prime. Cioè, probabilmente la domanda ovviamente è pertinente, non so se abbiamo una risposta, però quando inizia il ciclo, ecco, con i bambini che vanno in prima, come facciamo a ragionare, o almeno a farci le domande giuste, ecco? Ma allora, la prima questione è sperare di poter almeno avere una didattica alternata, quindi la possibilità almeno di una circolarità per piccoli gruppi, e quindi questo sarebbe sicuramente un inizio molto importante per dedicare quel piccolo gruppo almeno al primo approccio. Devo dire che io insegno digital storytelling, quindi mi occupo di sistemi narrativi. E una cosa che farei è partire dalle narrazioni. Secondo me, un aspetto fondamentale è recuperare le emozioni, le dimensioni di scuola che i bambini si stanno costruendo, soprattutto quelli che sono in ingresso. Non possiamo far finta che la situazione, non sia quella che è. Partiamo da quello e allora facciamoli raccontare. Magari li facciamo raccontare a distanza. Fai tre foto significative della tua esperienza di scuola oggi e raccontaci cosa ne pensi. È un modo per innanzitutto avvicinarli al digitale, che potrebbe essere il canale privilegiato per la didattica del prossimo anno, senza perdere quella dimensione riflessiva ed emotiva
su cui si giocano soprattutto i primi mesi della didattica del primo anno di primaria, ma anche della secondaria di primo e secondo grado, perché addirittura noi all'università ci stiamo ponendo il problema di come faremo con la didattica del primo anno, perché sono i passaggi esistenziali. Siccome sono passaggi esistenziali, valorizziamoli, facciamo narrare, facciamoli lavorare su questi aspetti. E poi bisognerà sicuramente creare dei contesti di apprendimento molto basati sulla dimensione ludica. Quello che si perde molto nel digitale, se non si riesce a ricostruire, è proprio l'aspetto anche più rilassante, più amichevole. Ecco, allora lasciare molto spazio. Il tempo sarà fondamentale. Non avere l'ansia di inseguire l'obiettivo, lavorare per competenze e soprattutto pensare che in quest'anno e in questa situazione una buona gestione del tempo è fondamentale, dove deve esserci anche il tempo del relax, il tempo del gioco, il tempo della relazione. E anche accogliere il fatto che non tutti accoglieranno allo stesso modo le sfide con cui dovranno confrontarsi. Ti ringrazio molto e chiaramente potremmo parlare 3 o 4 giorni solo su questi temi e forse ce ne sarà bisogno. E, io credo che però stiamo vivendo un momento eccezionale nella storia, insomma, della scuola e veramente, come si diceva prima, questa attitudine alla ricerca, alla prova, è qualcosa di prezioso che dobbiamo coltivare. Allora io ti ringrazio e poi ti richiamerò più tardi per l'ultima discussione e passerei la parola a Giuseppina Cannella, prima ricercatrice di INDIRE. Giusy, buon pomeriggio. Sì, salve a tutti, buon pomeriggio, grazie per l'invito e ringrazio anche la professoressa perché quello che ci ha detto sicuramente parte dell'esperienza che ha condotto in questi ultimi mesi, ecco, ha verificato, io stessa insomma immersa in questo mondo digitale. Evi, Esatto. sono una ricercatrice di INDIRE, che è questo istituto nazionale di documentazione per la ricerca educativa, e che ha sede a Firenze, ma ha anche altre sedi, tra cui a Torino, a Roma e a Napoli. E, vi ringrazio per l'invito perché se anche, diciamo così, il compito di INDIRE è stato in questi anni legato in qualche modo alla formazione a distanza dei docenti, negli ultimi anni si è impegnato anche nella rilevazione dei processi di innovazione della scuola. E quindi questa dimensione della didattica a distanza ci ha visti in qualche modo protagonisti, perché è una delle declinazioni in qualche modo che a livello nazionale è stata promossa. Ora qui ci siamo trovati in una situazione di emergenza, però non ci dimentichiamo che negli anni 2010-2012 il bagno di tecnologia ha permesso alle classi di in qualche modo organizzarsi, no? Di utilizzare tecnologie a vario livello. Ora io non porterò in questa chiacchierata a cui sono stata invitata ricette, perché come diceva la professoressa e come diceva anche il ricercatore che mi ha preceduto, in questo momento siamo tutti ricercatori, no? Siamo tutti, stiamo osservando quello che accade e sarà necessità di avere del tempo per, come dire, un distacco temporale per poter riflettere. Ma appunto l'invito è nato da, come dire, dal raccontare un po' l'esperienza che stiamo facendo, in particolare per uno dei progetti che INDIRE segue nell'ambito dei processi di innovazione della scuola. E mi riferisco al Cole Sole. Sì, infatti io Non, volevo appunto fare questo link in questo webinar, nulla avviene per caso. Si è appena parlato di ambienti di apprendimento, è un tema sicuramente rilevante, ambienti ibridi, ambienti misti, e ci fa molto piacere averti qui oggi perché appunto tu ti occupi di una cosa particolare che non so se tutti conoscono, che sono le piccole scuole. E io sostanzialmente ti farei 3 domande. Uno, di raccontare un po' l'esperienza del tuo gruppo di ricerca e di questo mondo che è alla frontiera di molte scelte innovative, e di raccontare un po' l'esperienza che avete raccolto in questo periodo, e poi magari di evidenziare quelle che secondo voi sono i temi
di sfida in quel settore che però possono essere generalizzati e possono essere un aiuto a tutti. Io credo che già i nostri insegnanti oggi si siano segnati delle cose e per cui insomma credo che sia particolarmente interessante. Allora, cosa sono le piccole scuole? Sì, è appunto il tema in cui io sono coinvolta come tema di ricerca, che è uno dei temi dei corsi di innovazione che Indire porta avanti, riguarda queste che noi abbiamo definito piccole scuole. In realtà sono tutte scuole, si tratta di quei plessi, sì, di quei plessi che appartengono a delle scuole più grandi, che però per una questione di dimensionamento vengono accorpati a delle scuole, prevalentemente istituti comprensivi, e che si trovano in aree isolate, aree montane, aree interne, sulle isole, oppure appunto nelle montagne. Lì Piemonte ne ha diverse. In particolare la nostra ricerca in qualche modo le ha volute definire, le ha volute identificare sia le caratteristiche fondamentali, proprio per dare voce a questi contesti, a queste scuole che altrimenti sarebbero affogati, potremmo dire, o comunque immersi o inglobati in scuole più grandi, per cui queste scuole spesso soffrono di l'isolamento, un isolamento prevalentemente culturale del contesto, e ha una scarsità di docenti, nel senso che i docenti sono spesso non stabili, restano lì qualche mese, vanno via, e questo ha un impatto non solo negativo, diciamo così, non solo sugli studenti, ma anche sui processi di innovazione, sui percorsi di costruzione di progetti. Un altro aspetto che apparentemente è considerato negativo, comunque a detrimento della didattica, è la pluriclasse. È un dispositivo organizzativo che in qualche modo nel passato della nostra storia italiana, nelle scuole rurali, era molto presente, che oggi per le famiglie è come dire, un elemento da cui fuggire. Per cui questi luoghi spesso sono caratterizzati da questo via vai di docenti, dalle pluriclassi, e un altro elemento che li caratterizza è la mancanza di infrastrutture, intese sia in termini di viabilità, e quindi l'accesso, la possibilità di arrivare in questi luoghi, ma anche di infrastrutture tecnologiche, quindi la rete. E infatti in questo momento, insomma in questi giorni, abbiamo cominciato a tirare fuori, a problematizzare le disuguaglianze che il nostro territorio ha sperimentato in questo tempo di lockdown, disuguaglianze anche dovute a carenze di infrastrutture, di contesti e quindi le disuguaglianze educative. Ecco, con le scuole in questi anni ci hanno permesso di esplorare un territorio, quello nazionale, veramente ricco e chiaro, molto diverso dal nord al sud. E abbiamo avviato anche un processo di definizione di che cos'è una scuola per poter dialogare con paesi stranieri, con paesi europei, dove anche non so, in Spagna, in Francia, in Inghilterra, questo tema è un tema a cui le realtà locali, insomma nazionali, sono sensibili e che hanno percorso già un po' di strada sulla riflessione rispetto ai bisogni di questi contesti. In Italia ne abbiamo 12.000 scuole che sono considerate piccole scuole, e di questi sono 10.000 scuole primarie e 2.000 più o meno scuole di secondarie di primo grado. Quindi comunque il numero degli studenti è considerevole. E molto spesso queste realtà soffrono questa disparità educativa, in qualche modo, questa qualità e sostenibilità dell'educazione, perché il problema è sempre un problema economico. Cioè, vale la pena tenere aperti questi luoghi, questi plessi? Adesso il tema dello spazio è ritornato. E lo lascio lì per poi riprenderlo dopo. Cosa ha fatto Indire in questi anni? Oltre ad avere diciamo, osservato cosa succedeva sul territorio nazionale, abbiamo intercettato quattro reti spontanee di scuole che autonomamente si sono messe insieme, una rete nella Carnia, una rete nella costiera amalfitana, poi anche in Piemonte c'era qualche anno fa una rete scuole di montagna. E le abbiamo osservato più che altro per rilevare le pratiche didattiche, metterle in comune, perché come voi sapete, Indire ha uno dei compiti istituzionali è quello di documentare le pratiche didattiche per poterle trasferire, perché il tema della trasferibilità è un tema molto importante. Solo se si fa comunità, si trasferiscono e si condividono le pratiche, i docenti e probabilmente la professoressa mi potrà
appunto potrà sostenere, i docenti possono percorrere, no, un cammino di consapevolezza rispetto ai processi di apprendimento e insegnamento. E quindi questo è stato il primo passo, e abbiamo provato a identificare gli elementi comuni, gli elementi su cui lavorare, e insieme ad alcune scuole abbiamo elaborato un manifesto delle piccole scuole. Queste informazioni che vi dico, il manifesto, le potete trovare sul sito di piccole scuole, cercando su internet, sul sito di INDIRE, un manifesto che è fondato su tre pilastri. Da una parte il territorio, quindi il territorio comunità di memoria, perché si perdono le tradizioni, l'identità di questi luoghi si perde, appunto, si sbriciola, ecco, anche in una, cioè si sbriciola e perdiamo quello che è il valore essi. Abbiamo visto che il valore della memoria e dell'identità è importante, della comunità, in questo momento è diventato un oggetto, un tema all'ordine del giorno. L'altro strumento, l'altro tema pilastro è che il tema della pluriclasse, che nasce come dispositivo organizzativo, può diventare invece un laboratorio di sperimentazione, perché avere bambini di età diversa nello stesso contesto permette di creare o di lavorare a gruppi, per gruppi, può permettere di attuare dei curricoli diversi, quindi un curriculum a spirale, il curriculum allelo, a seconda degli obiettivi. E ancora quindi un elemento di vantaggio perché, per esempio, nella storia, in una famiglia con bambini di diversa età, i più grandi si prendono cura dei più piccoli, quindi possono, attivarsi dei processi di autonomia, di apprendimento tra pari, e così via. E l'altro elemento, ultimo ma non meno importante, è il tema della rete, della tecnologia, perché è uno strumento che permette di uscire dall'isolamento e anche non soltanto dall'isolamento, diciamo, geografico, culturale, ma è uno strumento che permette di far entrare il territorio nella scuola, oppure, non so, un museo, piuttosto che un esperto di una disciplina, di farli entrare nella scuola. E questo l'abbiamo visto anche a partire dai progetti, per esempio, Twinning, che sono degli strumenti che permettono di creare i gemellaggi e ci hanno dato la possibilità di vedere quali sono stati gli effetti, cioè scuole che attivano processi di internazionalizzazione partecipando a Erasmus e Twinning hanno portato, attraverso la formazione dei docenti o i viaggi dei bambini, dei ragazzi in paesi stranieri, un processo di innovazione che ha permesso di cambiare tempo, spazio e metodologie didattiche. Questo per dire il lavoro che abbiamo fatto. Dal manifesto poi è nato un movimento che al momento diciamo, ha 500 scuole circa e hanno sottoscritto questo manifesto e che stanno cominciando a lavorare insieme per sottogruppi, per reti spontanee, in qualche modo reti diciamo non promosse in maniera progettuale da noi, ma magari mettendo insieme insegnanti, dirigenti, si creano dei percorsi di mutuo scambio e di supporto. Quindi questo per dire cosa è accaduto. Negli ultimi tempi abbiamo fatto anche della formazione per creare dei tutor, no? Dei docenti magari più esperti in alcune strategie che sono efficaci per la gestione della classe, pluriclasse. Questo è il lavoro che abbiamo fatto. Poi rispetto, non so, descrivo un po' quello che. Quali sono le esperienze in questo periodo che ti sono sembrate più interessanti, che sono nate in questo contesto, dove non, chiaramente, però per sottolinearlo, c'è un legame tra tutto quello che è stato detto oggi, c'è un forte legame col territorio, una messa in discussione del curriculum per il fatto della pluriclasse, un utilizzo della tecnologia per espandere l'ambiente. Questi sono tre elementi ricorrenti, no, che abbiamo visto. E quali esperienze, se ti vengono in mente delle cose particolarmente belle o difficili? Sì, allora, innanzitutto abbiamo visto una ricchezza e una creatività degli insegnanti. Chiaramente, come si diceva, mi sembra anche all'inizio, sin dall'inizio, non si può improvvisare. Cioè, chi aveva avviato una progettazione, quindi l'uso di strumenti tecnologici in classe
prima di questa circostanza, ha continuato ad utilizzarli anche utilizzando quella, insomma, piattaforme di learning, modalità di didattica basate sulla gamification, quegli aspetti, quelle caratteristiche che descriveva la professoressa, li abbiamo rintracciati in contesti che però hanno una progettualità, diciamo così, che viene dalla dirigente. E qui è appunto quello che abbiamo rilevato, e quindi questa ricchezza, e allo stesso tempo questa difficoltà, soprattutto in quei territori come le isole o altri territori, per esempio nel Friuli Venezia Giulia, dove la connettività è scarsa e difficile, cioè non hanno delle connessioni, allora la difficoltà per queste realtà è stata veramente rilevante per non lasciare nessuno indietro, nessun bambino. E qui si sono, diciamo così, sbizzarriti gli insegnanti utilizzando gli strumenti umani più disparati, dai compagni di classe per portare i compiti, al postino, alla protezione civile. Ci sono racconti anche molto interessanti che fanno vedere un territorio che è attento alla educazione dei suoi abitanti, in qualche modo anche più piccoli. Quindi le disparità chiaramente sono emerse soprattutto in contesti appunto difficili, non tanto rispetto, non lo so, all'organizzazione, quanto rispetto a proprio alla difficoltà oggettiva della rete. Dall'altra parte, noi come INDIRE abbiamo promosso alcuni laboratori, abbiamo organizzato alcune attività laboratoriali proprio per coinvolgere gli insegnanti. Abbiamo organizzato durante proprio il periodo del lockdown due laboratori, uno dedicato a Rodari, si chiamava appunto Spaesi, laboratorio di geografia fastica, in cui abbiamo, partendo da sollecitazioni che erano legate alla geografia fantastica di Rodari, abbiamo chiesto a due esperte, anche in occasione del centenario della nascita del poeta, di proporre agli insegnanti di lavorare sui suoi testi con i bambini. Da lì, infatti, sono nati tantissimi spunti di lavoro insomma, per gli insegnanti che ci hanno restituito. Quindi abbiamo raccolto materiale sufficiente per farci adesso delle piccole pubblicazioni, ma più che altro per restituire agli insegnanti quello che hanno fatto. Un altro laboratorio ha riguardato l'ambiente di apprendimento, come diceva la professoressa, cioè abbiamo chiesto dove è stata la scuola, anche qui a degli insegnanti, di raccontare come utilizzare la casa come ambiente di apprendimento, vista la riconfigurazione, e anche in questo caso utilizzando materiali poveri, utilizzando i mobili, utilizzando tutti gli spazi, per far sì che questo contesto potesse diventare anche un ambiente di apprendimento. E adesso siamo partiti da qualche giorno con quest'ultimo, la scuola di prossimità, che vede in qualche modo una serie di iniziative, tra cui la VTU, provaci ancora Sam, molto interessante, raccontare la ricchezza di esperienze di, diciamo così, relazione sul territorio. Ecco, secondo me quello che comincio a vedere è che c'è buona amministrazione, che però non viene fuori, soprattutto in questi piccoli paesi, e bellissimi esempi di rapporto scuola-territorio. Il problema un po' è quello che dicevano anche i miei predecessori: manca una progettazione che, come dire, metta insieme il formale e l'informale, quindi che coniughi queste due, che dia valore a questi due aspetti, perché il problema non sono tanto le iniziative, la scuola ne fa tantissime, ma bisogna partire dal considerare l'informale parte del curriculum, e per fare questo ci abbiamo indicazioni nazionali che stabiliscono dei traguardi, quindi bisogna ripensare il curriculum. Diceva la professoressa, il problema sarà guardare al tempo, calibrare il tempo, avendo dei traguardi chiari come obiettivi, non preoccuparsi se un pezzo manca, e questo lo si deve fare sin dall'inizio, perché la scuola ha bisogno di convergere, fare convergenza, di rastrellare le iniziative, cioè, come dire, le opportunità che il territorio offre, metterle insieme però all'interno dei percorsi che già fa, perché anche i progetti PON, no, con tutti i loro finanziamenti, hanno creato questa scissione, hanno in qualche modo delimitato il prima e il poi. Sentivo un ritorno. Il prima è la scuola formale, il tempo fuori, il tempo informale, no? Nel pomeriggio facciamo il dopo scuola o altri, e questa è una parte.
Dopodiché vanno bene tutti gli spazi, però lo spazio deve essere funzionale al progetto educativo che io ho in mente. E qui l'altra parola chiave, l'altro strumento è la visione di scuola, di educazione che io, dirigente scolastico, ho e costruisco insieme al team, insieme al territorio, insieme a chi fa, diciamo così, sostiene la scuola. Certo. Sono venute fuori anche come patti di comunità, patti di collaborazione, tutto deve essere però funzionale, cioè è come se l'amministrazione e la scuola dovessero sedersi allo stesso tavolo e cominciare a parlare una lingua che sia comune, cioè non può ricadere né solo sulle spalle del dirigente né su quello dell'insegnante che deve inventarsi, ma deve essere un piano strategico, una progettazione comune che ha il curriculum. Come, e questo vi invito più tardi a partecipare alle 17 più o meno al prossimo webinar di Scuola di Prossimità, dove l'ispettor Cerini, poi Lorenzoni e altri docenti che si sono esperti, che si sono occupati delle indicazioni nazionali, proveranno a raccontare che cosa significa ripensare il curriculum in questo momento. Quindi dicevo, una visione sistemica. Questo Certo. è quello che in questo momento manca. Grazie. Io chiederei agli altri Mi di fermerei accendere. qui perché se il tempo stringe. Esatto, io chiederei agli altri di riaccendere la camera per fare una battuta tutti insieme e magari rispondere a una domanda. E poi credo che la professoressa Barbara Bruschi debba poi lasciarci, ma a tutti noi e anche i nostri utenti, poi alle 17:00, 17:05 cominceranno ad andare a fare altro. Io credo che sia stato estremamente interessante e credo che anche abbiamo dato delle indicazioni abbastanza puntuali ai nostri insegnanti. Noi ci teniamo sempre di lasciargli appunto delle indicazioni anche operative. E io credo che si è detto adesso, si è parlato all'inizio di curriculum implicito che è emerso, adesso si è parlato di ripensare il curriculum e in mezzo abbiamo ragionato appunto su come l'ambiente e il curriculum e la didattica e gli ambienti devono andare insieme. Forse è questo, e chiederei a Barbara un commento, forse questa è un po' la sfida. Adesso gli insegnanti insieme ai collegi, insieme ai dirigenti si devono un po' mettere a rimmaginare il curriculum del prossimo anno. O sbaglio? Sì, direi proprio di sì, nel senso che se c'è un aspetto che possiamo capitalizzare è proprio il rapporto tra la progettazione, i contesti e il curriculum, nel senso che quello che dobbiamo fare non è solo, e su questo vorrei davvero sottolineare, non è solo trovare tecnologie migliori o spazi migliori, ma è ripensare i nostri modelli di scuola, un po' in linea con quello che diceva la collega prima, cioè non è solo un contesto, è proprio un modello, una rappresentazione e un'implementazione dell'agire didattico che deve partire da un ripensamento anche dei ruoli, del curriculum, degli strumenti di valutazione, di tutto quanto. Certo, grazie mille. E Diego, ma come potrebbe fare un docente? Perché una domanda che appunto viene fuori è anche come posso, io che sono solo un docente, in fondo organizzare tutto questo? E in effetti non abbiamo una risposta, però forse dell'esperienza, No, delle storie. qua forse la risposta ce l'abbiamo, nel senso che non deve essere il docente da solo, cioè deve esserci una scuola che si fa carico di questo tipo di lavoro, per riprendere le parole dell'intervento della collega Giuseppina Cannella, questa integrazione tra formale e non formale dentro una cornice curriculare in cui la scuola tenga la regia di questi percorsi, ma non da sola, né l'insegnante da sola, né la scuola da sola. Quindi forse questo, qui forse la risposta potremmo avercela, ma una risposta diciamo dettata dalle esperienze, dalle pratiche che documentate dall'INDIRE sulle piccole scuole, ma ce ne sono infinite di progettualità che ci raccontano come il successo di questi interventi sono successi dovuti prevalentemente ad una collaborazione interprofessionale. Questo mi sentirei di dire con una battuta rapidissima. E credo che forse
potrebbe essere l'occasione proprio le linee guida uscite in questi giorni e il fatto di dover riprogrammare il prossimo anno, l'occasione per poter mettere in piedi questi ragionamenti. E noi abbiamo spesso ospite Daniele Barca, un dirigente di Modena, che mette in campo esattamente tutte le cose che avete detto, una visione integrata e una visione ibrida. E noi diciamo peraltro spesso che l'ambiente è una tecnologia e che deve essere utilizzato nel modo corretto. Io direi che noi possiamo terminare qui. Vi consiglio di connettere, consiglio ai nostri docenti di connettersi al webinar di Piccole Scuole con Lorenzoni, sarà sicuramente interessante e subito in successione al nostro. E certo, stiamo seguendo moltissimi webinar, per cui non so se avremo l'energia. Io ringrazio molto i miei ospiti, ricordo che tutto questo è stato registrato e sarà a disposizione sul sito di riconnessione anche per i nostri insegnanti che in queste settimane dovranno probabilmente riflettere ancora di più su questi temi. E vi ringrazio. Se ci dovessero essere delle domande specifiche da parte degli insegnanti, poi ve le rivolgeremo direttamente. È stato un grande piacere avervi con noi oggi e molti complimenti ci vengono anche dagli insegnanti, dalla chat. E grazie mille e ci rivedremo presto. Grazie a Inshallah, voi, grazie a voi. arrivederci. In bocca al lupo. Bocca al lupo, Esatto. sì. Benissimo, io ringrazio i nostri insegnanti. Ricordo che il prossimo giovedì avremo un altro webinar sul tema delle piattaforme e della privacy, con una serie di tematiche che sono emerse dalle scuole della città di Torino e dalle reti di scuole direttamente. E poi forse continueremo con un ultimo webinar nel mese di luglio, proprio legato alle nuove linee guida e adesso cercheremo di capire come organizzarci. Io vi ringrazio e vi rimando Grazie. al prossimo giovedì. Arrivederci, grazie. Arrivederci e buon lavoro. Ciao.